Allora, come fare i bigattini per la pesca? Allora, prendiamo un patto di pollo, questo è congelato, che faccia già odore, cioè che sia vecchio almeno di 5-6 giorni di frigo. Lo mettiamo chiuso in un paio di sacchetti, in modo che l'odore passi, ma la carne non si secchi troppo velocemente. Lo possiamo mettere al riparo di qualsiasi cosa, ma questo può essere un modo abbastanza sicuro per mantenerla all'esterno senza che venga intaccata troppo dall'aria, dal sole e dalla pioggia eventualmente. E allo stesso tempo le mosche capteranno l'odore e riusciranno a trovare la carne dove deporre le uova. E ricordiamo, i gatti sono le larve della mosca che nasceranno appunto dopo che la mosca avrà deposto le uova sulla carne farcita, che sarà anche il cibo, il nutrimento delle larve. Dopo circa 4 giorni fuori, mettiamo la bottiglia in un secchio verticale abbastanza alto, lo possiamo chiudere e lasciare aperto in modo che le mosche possano continuare ad andare a deporre le uova. Dopo altri 8-9 giorni le larve saranno già nate, avranno già finito di mangiare il pollo e saranno già uscite dai sacchetti, ma ovviamente non riusciranno ad allontanarsi perché il secchio non riusciranno a scalarlo, per cui si posizioneranno sotto il sacchetto in una posizione riparata. Come conservarle? All'interno di un contenitore, un barattolo, che sia riempito di farina, in questo caso, oppure di segature. Le larve dureranno circa una settimana da quando le abbiamo prelevate e prima che muoiano o ridiventino mosche.